in collaborazione con Aeroporto Internazionale di Napoli, Carpisa, viaggiandoconluca.it, Yamamai, MSC Crociere, una produzione Vigi Channel. Come viaggi, ecco i titoli di oggi. I riti del Venerdì Santo. Con Luca Vitiello e Raffaella Gambardella, il nostro speciale augurio di Buona Pasqua. Amici di Vi Come Viaggi, Shalom, benvenuti in Israele. La parte antica della città santa di Gerusalemme è divisa in vari quartieri, uno di questi è quello cristiano. Percorrendo i suoi stretti vicoli ci si ritrova a salire lungo la Via Dolorosa con le stazioni della Via Crucis che un po' alla volta conducono alla Basilica del Santo Sepolcro. Raggiunta la basilica ci si ritrova dinanzi al grande portone d'ingresso, le cui chiavi sono affidate a due famiglie di religione musulmana in quanto neutrali. All'interno la prima sosta è dinanzi la pietra dell'unzione, ritenuta il luogo in cui Gesù venne preparato prima della sepoltura. Poi, salendo una ripida scalinata, si raggiunge il Calvario, il luogo della crocifissione. E attraverso un vetro è anche possibile intravedere la pietra su cui sarebbe stata posta la croce di Gesù. Ciò che invece resta del Santo Sepolcro vero e proprio, dopo le distruzioni avvenute nei millenni, è conservato all'interno dell'edicola sotto la cupola dell'Anastasis. La prima stanza che si incontra entrando è la Cappella dell'Angelo, dove è custodito un frammento originario della pietra che chiuse la tomba di Gesù. Superata questa stanza, si entra nel Santo Sepolcro. Qui è possibile fermarsi qualche secondo a pregare in silenzio su una lastra di marmo che ricopre il banco di roccia su cui giacque Gesù. Siamo ad Amalfi e alle mie spalle la cattedrale di Sant'Andrea Apostolo, dove tra poche ore si celebrerà la processione del Venerdì Santo, una delle celebrazioni più toccanti dell'anno liturgico qui ad Amalfi. Tra poche ore questa scalinata si riempirà di una folta schiera di incappucciati che accompagneranno la bara del Cristo morto per le vie della città. Partiranno dalla chiesetta dell'Addolorata. Venite con me per scoprire come si svolgerà questa toccante celebrazione. Siamo nella cripta dell'Addolorata, dedicata a San Filippo Neri, da poco restaurata ed aperta al pubblico e dove rivivono i momenti salienti della processione del Venerdì Santo. Qui con me il dottor Luigi Amendola, priore dell'Arciconfraternita, che ci illustrerà come si svolgerà questa processione ed in particolare qual è il ruolo degli incappucciati all'interno di questo evento così suggestivo. Il ruolo è essenzialmente quello di penitenti. In gergo battente vuol dire colui che batte il petto, per cui sono praticamente delle persone che pienamente convinti del loro peccato si pongono in atteggiamento di penitenza e di contrizione. Come si compone l'abito di questi incappucciati? Qual è la simbologia che accompagna questa veste? Un abito molto semplice, bianco, che dovrebbe rappresentare il colore a cui tende praticamente l'animo umano, con una corona che sormonta la testa in condivisione alla sofferenza di Cristo sulla croce. Quanti sono gli incappucciati che accompagnano la processione del Venerdì Santo qui ad Amalfi? Sono circa un centinaio. Thank you.
siamo al piano superiore, nella chiesa della Addolorata, e come vediamo dalle immagini di repertorio che stanno scorrendo, è proprio qui che inizia la processione del Venerdì Santo. Da qui in poi cosa accadrà? L'Addolorata, nel suo abito scuro di sofferenza umana, con i suoi tre simboli, il fazzoletto che rappresenta la partecipazione alla sofferenza umana, con la spada che trafigge il cuore, simbolo di sofferenza divina, e con la corona, che in quanto lei rappresenta la madre del genere umano, sollevata dai confratelli, viene accompagnata dai battenti fino alla cattedrale, dove inizia praticamente il corteo funebre per portare Gesù al sepolcro. Sono in cattedrale dinanzi alla bara di Gesù Morto, che a breve verrà spostata sull'altare per dare inizio ai riti della Passione. Tra qualche ora la processione partirà dalla cattedrale. All'imbrunire tutte le luci si spegneranno ad illuminare soltanto delle fiaccole. Ad accompagnare il corteo funebre una commovente musica scritta e composta dall'amalfitano Antonio Tirabassi. Dove ci troviamo adesso e cosa accadrà tra qualche ora? Ci troviamo alla chiesa di San Nicola, dove è allestito il sepolcro. Il corpo di Cristo viene adagiato, lasciato all'adorazione per tutta la notte, e poi alle prime luci dell'alba delle signore anziane, le pie donne, trasferiranno il corpo di Cristo in cattedrale, dove poi ci sarà la celebrazione del sabato notte con la Pasqua di Resurrezione. Postazione privilegiata per assistere alla processione del Venerdì Santo, vi do appuntamento alle 19:30 ad Amalfi per questo evento davvero imperdibile. Da parte mia è tutto, dalla grande famiglia di Vigi Channel e Vi Come Viaggi, tanti auguri di una santa e serena Pasqua.